Salve a tutti e ben ritrovati o benvenuti dal vostro Joe. Oggi ci ritroviamo su Genshin Impact, dove parleremo e analizzeremo insieme il nuovo personaggio che uscirà giorno 11 con il banner che è stato ufficialmente rivelato, ovvero Child Tartaglia. Un personaggio abbastanza particolare che ha la capacità addirittura di sfruttare una doppia stance, dove utilizzerà l'arco come arma principale e successivamente avrà la possibilità di poter switchare tramite armi che avranno la possibilità di effettuare danno melee tramite il suo elemento, che ovviamente è l'acqua, e questa sua caratteristica gli permette di essere molto variabile, soprattutto per quanto riguarderà gli attacchi elementali, gli attacchi burst e successivamente anche tutto il suo kit. Quindi iniziamo subito a vedere un pochettino come verranno distribuiti questi attacchi, come si struttureranno questi attacchi, e poi successivamente vi allegherò anche le tabelle per quanto riguarda i suoi livelli di ascensione e di talenti che andremo a sbloccare man mano che potenzieremo il nostro personaggio, e poi successivamente vi allegherò anche la tabella finale con tutti i materiali che vi serviranno per poterlo portare a livello massimo, qualora ovviamente lo vogliate pullare e successivamente maxare, in modo tale da potervi portare avanti già con il lavoro e avere praticamente tutto pronto per portarlo al massimo del suo splendore. Quindi direi che iniziamo a rimboccarci le maniche, iniziamo a parlare di quelli che sono i suoi attacchi e let's go! Attacco normale. L'attacco normale di Childe viene caratterizzato, come ho detto prima, dal suo equipaggiamento, che è per l'appunto l'arco, e quindi performa fino a 6 hit consecutive per quanto riguarda i danni con il suo arco. Quindi direi abbastanza semplice, un po' come tutti i personaggi, però è giusto sapere anche quante volte a disposizione possiamo colpire con le nostre armi. L'attacco caricato invece viene caratterizzato da un tiro più preciso, quindi riesce comunque a calibrare molto meglio la precisione del suo colpo. Inoltre, nel mentre tratteniamo il colpo e quindi lo carichiamo, avremo un effetto particolare dove vedremo per l'appunto sulla punta della nostra freccia l'accumularsi della nostra potenza. Infine, quando raggiungeremo la potenza massima, faremo un danno praticamente acqua, quindi danno hydro al nostro avversario, ed infliggeremo anche il suo debuff unico che si chiama Broken Flow, che tra l'altro è lo stesso debuff che verrà inflitto anche tramite l'attacco burst, ma questo lo andremo a vedere poi successivamente. L'attacco plunging, ovvero l'attacco nel mentre si effettua la planata o il volo, praticamente permette di lanciare una pioggia di frecce nel mentre si sta cadendo, e poi nel momento in cui andremo ad impattare al terreno effettueremo un danno AOE quando per l'appunto atterreremo e quindi arriveremo a terra. Broken Flow invece sta ad indicare tutti quanti i nostri target che sono afflitti da questo debuff. Quindi tutti i target che sono afflitti dal debuff di Broken Flow praticamente subiranno un danno AOE per quanto riguarda l'elemento Hydro, e quindi di conseguenza daremo per scontato lo status di Wet a tutti quanti i nostri nemici intorno. Per quanto riguarda invece l'elemental skill, abbiamo il cambio stance. Come vi ho detto prima, il nostro personaggio in questione ha la capacità di poter sfruttare l'arco come arma principale, ma successivamente cambiare la sua stance e quindi utilizzare delle armi create interamente con l'acqua che gli consentiranno anche di effettuare una stance melee. E quindi di conseguenza abbiamo il rilascio dell'equipaggiamento fatto d'acqua, che infliggono danno hydro a tutti quanti i nemici che ci circondano presso la nostra area di melee. Quindi noi avremo una sorta di cerchio, se vogliamo immaginarlo in questa maniera, dove effettueremo un danno melee, e tutti i personaggi che saranno attorno a noi subiranno quel danno quando per l'appunto creeremo le armi e switcheremo la nostra stance.
L'attacco normale di questa stance, che viene caratterizzata appunto dalla creazione di queste armi, può effettuare fino a un massimo di 6 combo consecutive prima ovviamente di ricominciare il tutto da capo. L'attacco caricato invece, come molti dei personaggi melee che abbiamo presenti all'interno del gioco, consumerà una determinata quantità di stamina per poi rilasciare successivamente 2 colpi rapidissimi al nostro avversario. Anche in questo caso i nostri avversari afflitti dal debuff di Broken Flow avranno praticamente la possibilità di ricevere del danno. Però quando il nostro Child attacca un nemico con il debuff Broken Flow nella stance di melee, tutti quanti i nemici ovviamente che lo circondano o che comunque gli stanno vicino avranno la possibilità di subire un danno Hydro AOE, così come appunto abbiamo visto precedentemente con la sua stance normale, ovvero con l'attacco effettuato con l'arco. Per quanto riguarda invece l'Elemental Burst, in questo caso avremo 2 tipi di burst diverse. Dato che il nostro personaggio sfrutta una doppia stance, avremo la possibilità di sfruttare una stance che riguarderà principalmente l'attacco con l'arco e una stance che principalmente è un attacco, scusatemi, che invece verrà caratterizzato dalla sua stance per l'appunto fisica. Per quanto riguarda l'attacco ranged, quindi quando utilizzeremo l'arco ed effettueremo il nostro attacco burst, avremo praticamente la possibilità di sparare una freccia magica che infliggerà danni AOE di tipo Hydro a tutti quanti i nemici. Infliggerà il debuff di Broken Flow a tutti quanti i nemici colpiti e tra l'altro ricaricherà una parte dell'energia che gli servirà appunto per effettuare nuovamente l'attacco burst. Per quanto riguarda invece la stance melee, abbiamo praticamente la possibilità di effettuare un enorme attacco con una sorta di lancia fatta d'acqua che praticamente infliggerà un danno abbastanza pesante di tipo Hydro a tutti quanti i nemici vicini e ovviamente infliggeremo anche in questo caso a tutti quanti i nostri avversari il debuff di Broken Flow. Ovviamente anche durante la stance, sia fisica che ovviamente anche ranged in questo caso del nostro personaggio, tutti i nostri nemici afflitti dal debuff di Broken Flow subiranno danni AOE di tipo Hydro quando verranno colpiti in una o in un'altra stance, anche se abbiamo la possibilità magari in multiplayer di effettuare una doppia burst di Childe contemporaneamente, ovviamente non all'interno dei dungeon perché non si possono utilizzare gli stessi personaggi, ma all'interno dell'esplorazione della mappa si può effettivamente fare. E quindi di conseguenza, anche se già il nostro nemico è afflitto dal debuff di Broken Flow, se effettuiamo 2 burst di fila faremo appunto il doppio praticamente dei danni, quindi molto molto interessante. Per quanto riguarda invece le ascensioni del nostro personaggio, abbiamo delle abilità passive che verranno sbloccate successivamente man mano che il nostro personaggio tenderà a crescere. Alla prima ascensione del nostro personaggio avremo la possibilità di incrementare la durata di Broken Flow di ben 8 secondi, quindi tanta roba per poter sfruttare magari degli attacchi combinati. Alla quarta ascensione invece avremo la possibilità di sbloccare un altro talento, ovvero dove i nostri attacchi normali e attacchi caricati nella stance di melee, ovviamente, quindi sottolineiamo la stance melee, risulteranno critici e applicheranno Broken Flow al nemico colpito. Quindi veramente tanta roba. Già l'ascensione numero 4 fa veramente capire a che livello stiamo arrivando con questi personaggi. Infine abbiamo un'altra ascensione che si sblocca automaticamente, che è il talento passivo, in questo caso del nostro personaggio, dove incrementa a tutti quanti i membri del party il normal attack talent di un livello. Quindi tutti i nostri personaggi avranno incrementato automaticamente l'attacco normale di un livello. Veramente figa questa cosa, soprattutto per alcuni personaggi che sfruttano attacchi normali o caricati.
in base ovviamente al personaggio in questione, perché inizieremo comunque a fare più danni, è come se avessimo una passiva di attacco up fondamentalmente, quindi veramente veramente tanta tanta roba. Per quanto riguarda le costellazioni, ancora io personalmente non ho avuto modo di poter ricevere delle altre info, però sicuramente all'interno del gioco o nel video, comunque magari se riuscirò a farlo, di build del personaggio, anche se non credo di pullare su questo PG, farò vedere le costellazioni e cercherò comunque di far vedere al meglio quello che questo personaggio è in grado di fare. Infine vi lascio la tabella completa per quanto riguarda tutti i livelli di ascensioni, per quanto riguarda il rank avventuriero che dovrete avere, i soldi, quindi mora a disposizione per effettuare la vostra ascensione e tutti i materiali che serviranno per l'appunto alla realizzazione del vostro personaggio. Io spero che questo video vi possa essere stato utile, fatemi sapere se magari vi piacciono questa tipologia di video, in modo tale magari da poterne preparare alcuni o comunque per poterne realizzare altri anche in futuro. Questa è una bozza, quindi se ci sono idee, se ci sono suggerimenti anche per i prossimi video, accetto tranquillamente i vostri commenti. Io vi auguro buona fortuna per tutti coloro che andranno a pullare su questo personaggio. Io sicuramente mi concentrerò di più su quello che uscirà dopo, ovvero Zhongli, però per il resto devo ammettere che questo è un ottimo personaggio. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.